Buonasera ragazzi e benvenuti in questo nuovo Svuota la Spesa. Siamo stati da Eurospin, Lidl e un altro supermercato, diciamo che non è una grandissima catena. Iniziamo subito. Allora, parto da un po' di fiatone perché abbiamo salito le scale. Allora, parto da Eurospin, che ho qui la busta, scusate l'acconciatura. Allora, da Eurospin abbiamo preso carta igienica in offerta a 1,99€, 12 rotoli. Poi ho comprato pan grattato. Così, che forse è meglio. Latte parzialmente scremato che era in offerta, se non sbaglio, a 59 centesimi. Ne ho presi due. Poi ho preso le cipolline, queste qui sotto aceto, che poi le vado ad utilizzare quando faccio l'insalata di riso. Anche la giardiniera, sempre quello per lo stesso utilizzo. Olive nere che erano in offerta a 79 centesimi. Tonno che era in offerta, se non sbaglio, a 1,99€, se non sbaglio. Poi ho preso le patate che erano in offerta, però di queste non ricordo il prezzo. Via. Poi ho preso pomodorini piccadilli che erano in offerta, se non mi sbaglio, a 1,29€. Zucchine che le ho prese perché mi servivano, non vedo l'ora, i ragazzi, che arrivano le nostre nel nostro orto. Però ne ho prese solamente 5, però non erano un granché, sinceramente. Qui ho preso sovraccosce di pollo, confezione famiglia. Poi ho preso due sfoglie che appunto sono salvacena nel caso in cui non so cosa preparare. Poi abbiamo voluto prendere, offerta speciale perché era un'offerta, se non mi sbaglio, a 2,50€, questo maxi hamburger di scottona. Pierangelo l'ha voluto provare, vedremo un po' come sarà. Poi ho preso le cotolette con spinaci che erano in offerta. Poi due peperoni gialli, perché quelli rossi non mi piacevano come erano. Un iceberg. Due bottiglie di latte fresco. Vediamo un po' se facciamo un po' di spazietto. Poi, poi ho preso questi, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se voi li avete già provati. Anelli di totano alla romana, vanno fatti direttamente in forno, 10-15 minuti in forno. Fatemi sapere se voi li avete già fatti, se non mi sbaglio l'ho pagati questi 2,50€. Una confezione di cotto, fresche fette. La salsiccia, questa qua piace a Greta, la zampina, confezione. Poi crocchette di patate, queste si fanno al forno, che sono costate 79 centesimi, però sono in offerta. Mega confezione da 3 kg di patate, enorme, che sono patate fritte, ma ragazzi io le faccio al forno e vengono bene lo stesso. Questo per quanto riguarda Eurospin. Ah, poi abbiamo comprato anche una confezione di bottigliette piccole di acqua. E questo è tutto ciò che è dell'Eurospin. Ora metto queste in frigo e vi faccio vedere il resto. Allora, poi da Lidl abbiamo comprato tre cosette, proprio tre di numero. Ho preso questa mega verza, che noi adoriamo. E l'andrò a fare con le carote, le zucchine, buonissime. Ah,
avevo preso una Fanta che era in offerta a 99 centesimi, quella grande da 1,75 litri. Non so se sia, penso sì, quella grande. Poi, niente, una confezione, una retina da 3 teste di aglio. Questo è da Lidl, solo 3 cuse. Poi siamo andati in un supermercato che vende, diciamo, articoli di marca e abbiamo comprato, ho preso queste noci, ragazze, che sembrano buone. 4 euro al chilo, vengono 4,99 euro, le abbiamo prese. Poi ho preso a 82 centesimi questa qui, la passata della Cirio, che per cucinare utilizzo quella che facciamo noi, però per le pizze utilizzo questa perché è più concentrata, ne ho prese 2. E poi a 69 centesimi il pacco ho preso la Molisana, penne rigate, i sedani, poi la pastina per il brodo, pennette rigate, altro pacco di pennette rigate, no, no, queste sono pennette, quelle erano penne, spaghetto quadrato e infine le pennette lisce, che delle altre marche, quelle non trafilate al bronzo, ragazze, pennette lisce sono proprio senza senso perché non si attacca il sugo, invece queste qui trafilate al bronzo sono buonissime e queste le ho prese perché le voglio andare a fare quando, con il sughetto con l'aglio, invece della cipolla ci metto l'aglio, è buonissimo, buono buono buono, ci potete mettere anche l'origano, buono buono buono. E niente, poi si è da quel supermercato lì. Ah no, bugia, non è finita qui. Abbiamo anche preso a 2,05 euro il Lenor, questo da 1 litro. Questo qui è Portofino, molto buono, mi piace tanto la profumazione. Poi abbiamo preso anche 5 casse di acqua e i pannolini per Greta, questi qua, gli Agis, che in questo supermercato costano 3,15 euro. E ragazzi, non so se avete notato, ma mi sono ricordato un po' i prezzucci stasera, stranamente. Comunque, niente, ragazze, questa è stata tutta la spesa, uno svuoto alla spesa molto veloce, 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 giusto per farvi vedere quello che ho acquistato. E niente, comunque, da Eurospin acquisto tutto tranne la pasta, a meno che non prendo quella trafilata al bronzo, quindi per questo vado a questo altro supermercato, che nel mio paese, ragazze, la Molisana costa... qui l'ho pagata 69 centesimi, nel mio paese costa 79 centesimi, ma il formato, ma non tutti i formati, perché tipo le conchigliette, quelle piccoline sempre che utilizzo per fare il brodo oppure per mangiare con, non so, per fare pasta e piselli o con i legumi, quelle da noi, quelle da noi costano 99 centesimi, non so perché costano di più, invece in questo negozio qui che non è nel mio paese, tutti i formati di pasta di questo marchio qua costano tutti uguali, 69 centesimi, però comunque non lo so perché. E niente, quindi ragazze, questo è stato il mio svuota la spesa, è un video molto veloce, però anche oggi ho voluto tenervi compagnia, vi mando quindi un grosso bacio, mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate like, attivate la campanella in modo da non perdervi i prossimi caricamenti. Nulla che dire più, ci vediamo al prossimo video, ciao!